primo scudetto internazionale della storia poteva vincerlo solo l'Internazionale di Milano. E mentre grande festa nel pomeriggio a Piazza Duomo, a mezzanotte altra festa nella Piazza del Popolo di Shanghai, il più grande fenomeno di esportazione di calcio che sia mai successo prima. Ed è molto bello, peraltro, che Conte sia riuscito nell'impresa della conquista di questo 19° scudetto nerazzurro, portando in giro per il mondo l'Inter più italiana che mai, perché grande difesa, grande contropiede, abbiamo visto finalmente l'affermazione del nostro calcio contro tutte le ipotesi abbastanza fantasiose di un calcio guardiolesco, di un calcio cosiddetto bello, quando nella sua concretezza, nella sua forza agonistica e anche nella sua saggezza tattica, l'Inter ha dimostrato di aver ritrovato le antiche radici, il calcio di Eleni Herrera, della grande Inter nazionale, internazionale, mondiale. Questa è diventata l'Inter planetaria, che ha ricordato anche José Mourinho, perché così si fa nei grandi eventi dopo 11 anni d'attesa, ma è soprattutto l'Inter che Antonio Conte è riuscito a trovare dopo vari tentativi, dopo vari consigli che lo portavano fuori strada. Ed è bello sentire oggi il tecnico dell'Inter che ricorda la sua difesa, Skriniar, Devrey, Bastoni, come quella che una volta era stata portata in giro per il mondo da Elenio Herrera, Burnett, Facchetti, Picchi, Guarneri. Ecco, la festa è duplice perché è un ritorno di grande qualità del calcio italiano.